Patticol Morandi. Amici di YouTube, sono Gianni Morandi. Questa è la 450esima edizione del Festival di Sanremo e quest'anno non sono solo, non c'è la Canalis, sono accanto ad un grande attore, Rocco Papaleo. Allora, Gianni Morandi, cazzo, ne vogliamo parlare di questo Festival di Sanremo? Perché sono già preoccupato. Allora, facciamo una cosa, mi presento io. Chi ci sono quest'anno? Allora, quest'anno ci sono Gigi D'Alessio, e qua già si parte bene. Poi ci sarà Loredana Bertè ed infine Mattia Bazzar. Cazzo, un'altra volta Mattia Bazzar? Ma su quanto c'è un 50 punti che viene Mattia Bazzar? Sono rotto il cazzo! Ma sono rotto il cazzo, hai capito? No, io me ne vado, non lo faccio questo Festival di Sanremo, sono rotto il cazzo! Piraccioni quando prende, quando chiama il film così. Faccio il balletto? Ma fai il balletto. Eccoci qua ragazzi, sono Leonardo Piraccioni. E il cirone è così, quando viene e porta via tutto. È un traspetti. Ceccherini. Ceccherini meglio. Voglio andare via dall'isola! E sicché ne uno viene qua alle 3 del pomeriggio e non sa cosa vuole da mangiare. Voglio un petto di pollo! Capito? Aver. Poi Alessandro Aber, che lui è sempre preoccupato. Alessandro Aber con lui. Adesso basta! Basta! Sei cattivo! Facciamo un giro largo! Ti prego, Leonardo! Facciamo questo giro largo! Dai! De Sica! Poi De Sica! Chi di voi non ha visto il film di Natale? Io farei un De Sica Piraccione, se si può. Perché che se De Sica quando parla. Hai capito? Modestamente stasera c'è un gioco anche a bacino che praticamente una mischia della mancita è fatta e tanta risata! Ma che? Che cazzo? C'è pure Boldi quest'anno nel film! Non ce lo mettete, Boldi! Non lo vogliamo! Che dolore pazzesco! Io sto male, cosa hai capito? Sto male, io voglio fare il fico di cieco. Sto male. Brignano? Ecco questo, grazie a Massimo Bordi, perché io credo che è una cosa importante che questo monologo debba andare avanti, perché noi siamo preparati. Parliamo del Natale. Il Natale ora è messo a punto. No, dice Fede. Mio Fede? Benvenuto a questa zona del TG4, un'edizione fintissima, parliamo di lui. Alto, bello, biondo, occhi azzurri, 1,90, Silvio Berlusconi, e come si vede è informissimo, non ce l'abbiamo, non è pronto servizio. Mentana. La redazione di Farabutti, se non sapete fare il vostro lavoro, non lo fate! Che figura di merda. Saluto il mio collega Enrico Mentana, che quando inizia così, Enrico Mentana. È un collegamento, Enrico ci sei? Buonasera, benvenuti a questa edizione della TG la 7. Potremmo. Buonasera. Ci siamo. Fai Allegri. Un collegamento appunto con Massimiliano Allegri su questa vittoria del Milan. Mister Allegri, allora, cosa ne pensa di questa. Ha fatto una buona partita. Credo che la squadra abbia risposto in maniera giusta. Ragazzi hanno risposto a tutte le mie esigenze. Credo che insomma Milano è una bella città, mi trovo abbastanza bene. Ieri ho visitato il Colosseo, si sta abbastanza bene a Milano. Conte. E sono stufato. Voi non volete il bene della Juve. Ricordiamoci che veniamo da 2 settimi di risultati consecutivi. E da 2 settimi posti consecutivi. Adesso stufarmi. Non ne posso più. Dobbiamo cambiare qualcosa all'interno di questa squadra. Voi non volete il bene della Juve. Voi che guardate, non volete il bene della Juve. Capito? Guidolin. Io chiamo Don Guidolin perché Guidolin. Sono contento che la squadra, che l'Udinese ha giocato una bella partita. E allora vorrei citare una cosa per i miei giocatori. Isla nostro. Se è santificato di Natale, venga Floro Flores, sia fatta la tua volontà, così in campo che negli spogliatoi. Vi prego ragazzi, cercate di giocare bene perché la squadra ne ha veramente bisogno. Paolino Ruffini. Facciamo un'entrata a Paolo Ruffini, rimani fermo lì.
Buonasera a tutti, benvenuti a questa... Perché Paolo lo finisce l'occhio basso. Benvenuti a questa straordinaria puntata di Olorado a Fè. Ci sono tanti ospiti, c'è Belen, fai Belen, dai, dimmi qualcosa mia Belen. Dai, dimmi per esempio, Paolino, ci sei? Paolino, ci sei? Uguale a bestia, bimbi! E ora, i figli d'India! Ci sono i figli, chi è arrivato, scusa? Oh, chi Berri, è? Berri. Marco Berri, a bestia, mi garba, perché lui proprio mi fa ca... Ma io ve lo chiamo lo stesso, Marco Berri. E i misteri. Salve a tutti, sono Marco Berri. Questa sarà una puntata eccezionale. Parleremo di fantasmi, misteri, mostri, assorbenti che volano. Non sono solo, perché io sono qua nel castello chiuso, ma sinceramente mi sto cagando addosso. Bossari. Allora, abbiamo in collegamento Daniele Bossari, che è, pensate, in Transilvania, che sta percorrendo una scalinata di 9.000 scalini. Ci senti, Daniele? Sono Daniele Bossari, stiamo arrivando al castello in Transilvania. Veramente non sento la fatica, perché d'altronde uno che sta con una donna di genere non può sentire la fatica. Abbiamo i nostri esperti che ci hanno già lasciato, ma io andrò su, perché ci sta aspettando al bar, c'è Andrea Pinkets. Sono Andrea Pinkets. E siccome in questo luogo mica lapislazzo, mi hanno detto che ci sono delle presenze inquietanti. C'è una presenza di spirito, e sinceramente quando si parla di spirito, beh, io me ne intendo, mica bruscolini. Bossi? Vendola, vendola. Grazie all'intervento, grazie all'intervento di questo grande politico, Niki Vendola vi promette che la vostra vita cambierà da così a così, perché io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, le tasche piene di sassi, mi ricordo montagne verdi, via, via, via. Cremonini. Ciao, sono Cesare Cremonini, comprate il mio ultimo CD, perché è una canzone bellissima che parla d'amore. Si intitola Vorrei, una canzone che è fatta con una pop, però si parla d'amore, di sesso, tante cose che ho fatto buone quando giravo con la 50 special, molto bella. Jerry Calà. Occhio però, si vede il collo. Allora facciamo una canzone nuova, libidine, doppia libidine, libidine con i fiocchi, Maracaibo, mare forza. No, beh. Uscire sì, ma dove? Zazan! Ah! Chiudi un po' con Benigni. E allora io, dopo questa carrellata di personaggi, vorrei veramente salutare tutti quanti. Mi raccomando, visitate la fanpage di Leonardo Fiaschi, perché anche lui ha fame! La vita è bella, è una cosa proprio...